benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Quando nel Medioevo la teologia scolastica raggiunse il suo massimo splendore, Sant'Alberto Magno, dopo aver raccolti per provare questa verità vari argomenti fondati sulla Sacra Scrittura, la tradizione, la liturgia e la ragione teologica, conclude: da queste ragioni autorità e da molte altre è chiaro che la Beatissima Madre di Dio è stata assunta in corpo e anima al di sopra dei cori degli angeli. E ciò crediamo assolutamente vero. San Tommaso, seguendo le vestigia del suo insigne maestro, benché non abbia mai trattato espressamente la questione, tuttavia ogni volta che occasionalmente ne parla, ritiene costantemente con la Chiesa Cattolica che insieme all'anima è stato assunto al cielo anche il corpo di Maria. O gran figlia dell'Eterno Padre, Maria, da lui fatta signora del cielo e della terra, degnati di esercitare il tuo potere anche a vantaggio nostro, abbattendo i nostri nemici e della Santa Chiesa, affinché in noi e fuori di noi non trionfi altro che la fede di Gesù, tuo Figlio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. O Dio, che ti sei degnato di scegliere per tua dimora il grembo verginale di Maria Santissima, concedi, ti supplichiamo, che sostenuti dal suo aiuto possiamo partecipare alla sua stessa eredità. Tu che vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo e per tutti i secoli dei secoli. Amen.